all'altro tuo amico che viene a sostituirti. Quella bella dell'acqua! Vengo io al suo posto! Vengo io! Non come per dire, non è che è questa... Ma tu quale è bella? No, non è qui, Certo, ho vinto, perché su donna...
al gruppo? Thank you.
posto. No, no. E guarderemo se le camere sono a posto, altrimenti la mia guardia del corpo eseguirà l'espulsione di vestiti, letti e abiti fuori dalla finestra. E cacciare. Sì, e bambini. Sì. Ah. Prima camera. Mi è un po' destrussa. C'è puzza. Quella roba lì, sul letto, sul letto di farla sparire, via. Sì, via, subito. Bravo. Va bene. A parte lo due, le quelle. Foss, roba Foss. Ah, via Paolino, via. Giù. State tre. Seconda camera. Seconda camera. Vai. Dobbiamo filmare. Silenzio. Dai. Sì. Mia moglie la valischia. Dormirà mica con la valigia sopra. Finisce fuori, No. Quando torna indietro dopo non ci deve essere più. No, deve... c'è anche. Ma gliela tirate giù e gliela mettete sotto le panchine. Gliela buttiamo giù noi. No, la trovo me la roba. La trovo te. Va bene, questa promossi. Yeah. Va bene, è la migliore per ora. Olè! Asini! Mi appara un po' la porta. Prego. Gli abiti rispecchiano il grado di intelligenza. Prego. Va bene. È quasi in ordine, Le donne, chi sarà capito del mondo, sentiamo, si bussa, lo sento, prego, guarda qua, oh.
campo, posto, posto. Vai. Tonona, bussare. Tonona! Mamma, perché spessa del pecchio lungo? Sa, controlliamo. Non fate parlare lui.
fuori si è... Prego, Leo, dici che... Più semplice, non riesco ad arrivare. Perché c'è anche il servizio di cucina, non c'è.
Grazie.
fatto che il reverendo Don Antonio Bislenghi è venuto nelle nostre camere a buttare più o meno giustamente fuori dalla finestra articoli che variano da giubbotti a biancheria intima, a ciabatte, a scarpe e a pettini, è sembrato giusto arrivare il momento di guardare la sua di camera, perché anche qui non brilla di certo l'ordine. Ecco, quello, come vedete, è il letto di Bandirali, dei Bislenghi, scusate. Da notare che c'è ogni sorta di ben di Dio su questo letto. Ma anche il resto della camera non è di certo meglio. D'altronde non si può pretendere molto da Paolino, il Bianco, Ferrez. Ma allora, la domanda è questa. Come mai il Don è venuto a rompere le glorie da noi, quando è il primo lui a far del casino? A poco seria! Vai,
Che brutto che sei. Thank you.
gratuita, quindi slunga. Yeah.
Cosa? Allora, aria per... Ah. Non mi piace molto di
atleti come stanno dimostrando la loro bravura. Ammirate la poca posta. Da donna.
Pasini, Pasini cade. Partire per il dente, ma qui tra quelli che devono pisciare in ritardo, quelli che si sono dimenticati
soldi per chi hanno la testa ancora nella valigia. Sono le 8:30 e sogniamo a partire. Chi da parte era alle 8? Se va avanti così arriviamo alle 5. My fiat. Non ci passa più la bocca a forza.
Figa, molto profonda. Rochelle! Dai un bel sorriso!
peso. Anna, Fede. Una dichiarazione. Ma mi aspetti? Sta lì? Che bella che ti... Ciao Albert, dica se perché era, eh? Signori e signore, il rifugio.
Allora, siamo arrivati, ci abbiamo messo circa 3 ore e mezza, qualcuno è distrutto, qui la roba è piuttosto frizzolente, eppure beh. Comunque adesso mangiamo, la messa oggi pomeriggio. Amicire! Ciste! L'acqua è abbastanza calda. Falli, com'è l'acqua? Sì, è calda, calda! Veniste! Scotto! Scotta! 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 È calda, senti! Ma che gamba! Fa vedere i piedi? Due belli. Olè. L'altro? Olè. Signore e signori, benvenuti a mai dire Banzai. Ecco a voi la gara del più coglione dell'anno. Pronti? Via! Ti presentiamo i giocatori. Vediamo il primo in ultima fila. Amos Grandini, al suo fianco Daniele Cuccari, poi abbiamo Alberto Scaravaggi, Mattia Michelini, Andrea Gualtieri. Sentono già le prime urla, i loro piedi sono, scusate signori ma soprattutto signore, guardiamo i loro volti colpiti dalla fatica. Arrivederci alla prossima puntata. Dopo 6 ore e 45 minuti, 3 sopravvissuti. Le urla di dolore segnano la vita di questi uomini. Ormai le loro dita si stanno staccando dai piedi. Mi sono abituato, devo curare il sudore. Guardiamo il calore del pubblico. Signori, ma soprattutto signore, è arrivato il campione dei campioni, Mirko Barbieri. Mirko, non dire parolacce che sei in diretta. Mi butto o non mi butto? Nostalgia di casa.
Ciao Trota! Dai, tuffati! Il prossimo pezzo del filmato è Top Secret. I risultati dell'idiozia di Folli. Faccio versi strani. Vai. Yeah.
allenamento è sempre il solito, niente colpi bassi, dopo c'è l'esame dell'urina, ricordatelo. Pronti? Pronti? Come tutte le squadre c'è cambio campo. Che erano, c'era
visto calendari qua, oh, cerchiamo di fare qualche foto. Bravo, bravo Grego, ascolta, sai quello che vuole il popolo. Oh, chi è che dopo fa l'intervista alla squadra campione? Io. Yeah.
The classic day in the camping. Terza squadra. Che squadra è questa? Numero 3. Cazzo!
No, che arriva il cugino, quindi immaginati. Partiamo con la terza squadra, che è la numero uno. È pronta? Sì, sì, la mia è pronta, sono pronta. La squadra presenta... Il post ha mangiato il bicarbonato e ha dei movimenti intestinali piuttosto acuti. Per quello si è soffermato solamente sulla porta, altrimenti la tenda volerebbe via sospinta dai gas che escono dal suo corpo. È in pratica la turbulenza. Uno strano sconosciuto animale. Il suo nome scientifico è Crestiphulus, cittadinamente chiamato Crestillo, dagli amici Barba. Questo strano animale ha le dimensioni di un cervo. E pesa 2 chili, un chilo uguale 37,4 grammi. E l'abbiamo salvato dal giorno, alle ore 8, nelle vicinanze della tana del dormente animale. Si aggirava una mantide religiosa che lo svegliò emettendo uno strano e fastidioso suono. Abbiamo avuto diversi problemi intestinali durante il campo, è per questo che l'argomento è molto elevato. Altri avevano paura della notte.
poi decide di recarsi dal sindaco, no? Per chiedere informazioni sulle... sulla strega e sulla sua isola. Così va dal sindaco, e il sindaco è un personaggio molto, molto speciale, no? È anche un tipo un po' bizzarro. Infatti il sindaco stava sperimentando un nuovo tipo di cura per i suoi cittadini. La videopatia, cioè praticamente erano le ombre, non so, un po' strane, tipo l'ombra del cammello, l'ombra del rinoceronte con la sua e le palle. Allora, il reporter che spiega sul problema, no? Devo trovare la strega. E il sindaco le racconta che lui, cioè lui di finito non sa niente, però sa che lo può aiutare, praticamente è il grande saggio, il veggente, l'oracolo. Perciò la reporter va in bagno, si tuffa nel cesso, no? E inizia a rinuotare nelle fogne. Adesso diamo le fasce. Allora, le fasce, premio primo sonnambulo, quello che parla nel sonno, tipo mi giro di qua, poi a destra, ah! Nana. Guarda qua dentro.
rossonese. Buongiorno. Questa era bella, bravo. Gabber Mafia!
a livelli di guardia. Si consigliano tanti luoghi lontano. Si ricorda che la vicinanza di bambini è di età tra i 10 e i 13 anni, animatori compresi, aiuta. La povera Ninni è malata, la Ninni ha la febbre, l'abbiamo stesa. Aia, troppo lavoro! Sega, voglio scrivere una bala, io ho sentito anche la banda sola. Mi sverdi. Oh, davvero! Brava! Che brava! Bella! Cos'è questa? Lancia! Sono io questo, aspetti. E allora? Dai, prego. La gente non vi capisce? Vi sentite solo e abbandonato? Nessuno fa quello che vorreste? Avete mai pensato di parlare italiano? No? Qualcuno morirà stasera. Cirri. Ciste, giusto. Bella ciste! Vai! Viva! Con la scritta di fianco fisica.
anche noi. Dicono oggi, dicono, va bene, noi ti aiutiamo, però ci devi liberare. Infatti noi siamo due schiavi di questa malvagia strega. Allora lei, cioè, un po' per compassione, un po' perché era anche abbastanza carina, e dice, va bene, dai, ti libero. Allora, adesso questa reporter non è più sola. Allora, qua ti faccio
cereale, c'è la birra, c'è un fusto così di birra, e poi di un manico lungo così di legno che si usa per pescare la puretta, no? E preso proprio con queste armi serve da acchiappare i 5 pucci neri. Intanto i 5 pucci neri stanno uscendo fuori dal portone e si trovano davanti un'ombra gigantesca. E dietro la musichetta che fa? Ha fatto di
pieghe, le piaghe. Però 35 minuti la macchina.